Buonasera a tutte e a tutti. Beh, parto con ringraziarvi di essere qua e ringrazio sicuramente Lorenzo, Gianfranco e Andrea, insomma, per essere qui presenti alla serata dell'After Sharebook, un evento che ha visto il Pedro riempirsi di tantissime persone la settimana scorsa, e con tantissime case editrici e numerosissime presentazioni di libri, perché crediamo che i posti vadano attraversati in un momento delicato come questo, ma che questi spazi possano anche, come dire, servire a delle discussioni per creare nuovi progetti in divenire, visto che stiamo vivendo anche un momento nel quale la comunità oggi si fa sempre più importante. Beh, ci tengo a dire che se mi vedete un po' agitato è anche perché non sono molto, molto a mio agio a parlare da un palco. Di solito sto dietro, faccio il tecnico delle luci e del suono, quindi è una cosa che non mi si addice, ma ci tenevo molto a essere qua, perché credo che i lavori che stiamo presentando come associazione Iabasta dei nostri due attivisti sono dei lavori molto importanti. Sono dei lavori che analizzano un contesto nel quale gli ultimi 10 anni sono, come dire, un po' all'oscuro nei nostri radar europei, nelle nostre lenti europee, e riadattarli, come dire, rinnovarli e rinvigorirli di nuova energia è un processo sempre utile. Questi lavori lo fanno sicuramente. Con noi c'è Gianfranco Bettin, che ringrazio per la seconda volta. E partirei da lui. Sono due libri ovviamente di due case editrici differenti, e abbiamo pensato di impostare questa presentazione non analizzando solamente, come dire, il dato accademico e tecnico che i due libri offrono, che prendono spunto anche da due tipologie di studio differenti, ma lo faremo anche con un processo un po' narrativo di quella che è la storia dello zapatismo e la storia del Messico, che viene affrontata nei due libri in maniera egregia. Parto con Gianfranco, che ha scritto la prefazione di uno dei due libri, il libro di Lorenzo, nel quale la prefazione utilizza la metafora della chiocciola, del caracol, un nome che sentiremo spesso anche durante questa presentazione, proprio come lo sviluppo di un cerchio, di un processo che non ha mai una fine, di un processo in continua evoluzione, che è proprio il processo messo in atto dal 1 gennaio 1994, anzi, lo vedremo dopo andando a fondo anche, 11 anni prima dalla storia della nascita delle ZLN, un processo che ha deciso di non fermarsi a richiedere solo una rivoluzione imminente, ma un processo che ha voluto veramente costruire autonomia e autogoverno nei propri territori. Ecco, quindi lascio la palla, insomma, a Gianfranco. Grazie. No, si tratta di due libri che andrebbero letti insieme e che ci offrono un materiale che, come dicevi tu, illumina una vicenda, un'esperienza, nel caso di Andrea più esperienze in realtà, perché il suo è, come lo dichiara, un viaggio ancestrale, ma c'è in profondità, nella profondità della storia e del presente, di diverse comunità in diversi luoghi dell'America Latina. Quello di Lorenzo è un approfondimento invece nella vicenda zapatista, ma sono tutte queste esperienze attorno alle quali molto spesso si fa silenzio, come dicevi tu adesso, no? Bucano magari per qualche vicenda particolare l'attenzione. Il levantamento è stato il Big Bang in particolare, no? Ma poi tendono a scomparire un po' per la disattenzione che spesso circonda fenomeni non riconducibili al mainstream, fenomeni non riconducibili nemmeno a ovvie forme di contestazione, no? Ma cercano una via originale anche alla propria, anche all'alterità. E un po' perché anche è nella dinamica, nel modo di fare, di agire, di queste esperienze, non cercare le luci della ribalta, diciamo, no? Anzi, rivendicano orgogliosamente un proprio tempo, una propria dinamica, un proprio stile di lavoro, diciamo così, no? Una propria pratica, e fondano in questo la propria alterità, la propria diversità. E questi due libri attirano l'attenzione
sul percorsi profondi e di lunga durata di esperienze che non sono riducibili neanche alle vecchie esperienze alternative, antagoniste, guerrigliere, latinoamericane, no? Somigliano più a vicende nuove che hanno un po' incorporato tutte queste storie, ma si muovono diversamente, tipo Rojava, per esempio, no? E tipo le esperienze di movimenti anche nell'Occidente che superano i vecchi paradigmi e puntano a rifondare i percorsi antagonisti su un'autonomia che è anche autonomia dell'uso del tempo e riconoscono la propria diversità non soltanto in vicende che pure restano strutturalmente centrali come la dimensione di classe o il terreno economico del conflitto, no? O anche il terreno del potere tradizionale del conflitto, ma la ricercano, la fondano a partire da altre specificità che integrano, che non contrappongono a queste altre, no? E questi due lavori gettano una luce su fenomeni che appunto per il mainstream e spesso a volte anche nell'opinione pubblica progressista, chiamiamola così, in senso lato, sembravano non poter dire o non essere in grado di dire più niente, no? Non solo perché scompaiono dall'orizzonte mediatico, ma anche perché sembra che non lavorino su quello che serve oggi al nostro pianeta, no? E invece lavorano esattamente su questo, sulla costruzione di un'alternativa fuori dai vecchi paradigmi, ma senza entrare in quelli dominanti, per aprire vie nuove, no? E da questo punto di vista è molto importante il ragionamento sull'economia indigena, l'economia comunitaria, perché sono forme di elaborazione, di sviluppo sul terreno di pratiche certamente anti, ma sicuramente alter rispetto al capitalismo, rispetto alle forme economiche dominanti, insomma, compresi i capitalismi politici degli ex regimi socialisti, del socialismo reale, insomma, no? E quindi lavorano su una strada autenticamente nuova e possono parlare in modo molto con capacità di ispirazione, vorrei dire, ai movimenti che nell'Occidente, oltre all'anticapitalismo, cercano anche forme di affermazione di autonomie totalmente differenti, per evitare il rischio di ricadere in vecchi paradigmi che non portano da nessuna parte, cioè portano sempre a perpetuare forme burocratiche di dominio, no? Invece che a pratiche di liberazione a tutto campo. E altrettanto importante è il tema attorno a cui si concentra Lorenzo Faccini, perché la dimensione educativa è il cuore in realtà di pratiche più complesse che si muovono nell'ottica del lungo periodo, della lotta di lunga durata, ma anche dell'elaborazione di identità, di pratiche, di strutture, di servizi, no? Di un'organizzazione comunitaria e territoriale che non aspetta di prendere il potere, posto che ci si riesca, per organizzare la novità, per organizzare ciò che si annuncia nei propri valori dichiarati, ma lo mette in pratica subito. E di questo sono protagoniste le nuove generazioni zapatiste, comunque del Chiapas, le donne in particolare, è molto importante lo spazio che il libro dedica al protagonismo delle donne, ma chi è stato fin dagli inizi dentro l'esperienza zapatista o l'ha incontrata, come è capitato a diversi che vedo qua di noi, che sono stati fin dall'inizio, insomma dalla metà degli anni 90 in Chiapas varie volte, hanno, lo ridocumenta adesso Lorenzo nel suo libro, incontrato questa centralità del pensiero e dell'agire politico e culturale delle donne zapatiste. E quindi un'esperienza, quella di cui documenta il farsi, la nascita e lo sviluppo, che non è un di più
per resistere, diciamo così, o meglio una cosa per resistere, no? È di più, guarda oltre, cioè organizza già la propria comunità, avendo loro avuto la forza di costituirsi come autonomia strutturata, di difendere questa autonomia, no? In tutte le forme necessarie, no? Compreso l'agire politico-diplomatico, cioè la capacità di costruirsi delle alleanze, di giocare anche politicamente in maniera intelligente col potere locale, col potere centrale, ma costruita, fondata sulla propria autonomia totale, compresa quella militare, no? E certamente sul consenso e quindi sulla capacità di rappresentare la propria popolazione, a cui consegna anche le procedure per decidere, no? E questo rende più necessario il lavoro sul piano educativo e culturale, attorno ai municipi, attorno ai servizi costituiti apposta per questo. Dunque è un libro non su un aspetto magari importante, ma come dire settoriale. Questo per certi versi è il cuore della resistenza zapatista e del suo annuncio di un'alternativa praticabile ed estendibile anche al di là dei territori strettamente presidiati, no? Perché poi si incrocia appunto con la ricerca di uno sviluppo di forme economiche alternative che in altri luoghi dell'America Latina procedono e in altri luoghi del mondo dialogano, no? E questo è uno dei contributi che dal basso, dalle resistenze, ma anche dalle offensive, no? In vari luoghi del mondo ci parlano di una storia che continua, di una storia che parte da un nucleo e si allarga, no? È una storia circolare ma mai uguale a se stessa, no? Come nell'approccio maya rivisitato dagli zapatisti, no? Dall'immaginifico ragionamento di Marcos alias Galeano di sempre, ma che in realtà ha a che fare anche con altri contributi, con altre esperienze, insomma. Cioè siamo dentro uno sviluppo interessante dell'altra storia del mondo. Ci dice che c'è un'unica storia, naturalmente, ma che dentro questa unica storia c'è un altro modo di procedere, no? La metafora del caracol, ma anche la capacità di utilizzare le innovazioni, no? Io finivo l'introduzione, la apro con il primo incontro che ho avuto con Marcos, dove aveva utilizzato probabilmente per la millesima volta la metafora del caracol. Ma la chiudo con la sua altra metafora utilizzata in uno dei grandi congressi recenti, il penultimo forse, quella del caleidoscopio, no? Che è un bellissimo aggeggio per divertire gli occhi, no? Per lui non è l'unico strumento che dobbiamo utilizzare anche l'innovazione tecnologica, metterla però sempre al servizio di questa visione culturale politica che si chiama comunque fuori del mainstream, e proprio perché è in grado di mettere insieme l'ancestrale e ciò che del moderno ci può essere utile, in grado di contrastare gli attacchi e aprire strade nuove, insomma, che è quello di cui ci parlano questi libri in maniera molto documentata. Concludo soltanto dicendo, sono libri costruiti su materiale di prima mano, certo da attivisti, come dicevi tu, ma da studiosi, da ricercatori che hanno preso molto sul serio l'oggetto del proprio studio e ci restituiscono quindi un materiale originale molto, molto prezioso che è raro trovare in giro, insomma. È proprio in questa è la particolarità dei due libri, quello che conosco meglio, quello di Lorenzo, ma quello che ho potuto intuire del libro di Andrea mi sembra che sia sulla stessa linea e con la stessa qualità. Beh, grazie mille Gianfranco. Parlavi anche tu, no, di libri complementari, l'ho citato anch'io e parto da questo con il porre un po' una domanda verso
uno dei due attori. Complementari perché, penso lo sapranno raccontare sicuramente meglio di me, le ricerche sul campo sono state fatte, alcune ovviamente, perché una si riferisce all'ambito, tra virgolette, strettamente del territorio zapatista e l'altro fa una ricerca, no, su, su più parti dell'America Latina. Sono complementari perché comunque dove, come dire, non è carente da un punto di vista dell'analisi, ma è da meno spazio a una determinata analisi del processo di costruzione dell'autonomia, l'altro libro, al contrario, ne riserva una buona parte. Io ho avuto il piacere di leggerli entrambi e già dalle prime 50-60 pagine del libro, se li si leggono in concomitanza, come dire, si riconosce il tratto che, anche per dire con una battuta, insomma, in modo da tornare anche nel presente, non è stato rubato dai due libri, è stato rubato da una, un arrivo speciale di, del, della fine del 2021. Insomma, abbiamo avuto anche la, la soddisfazione come associazione Iabasta di organizzare la logistica dell'arrivo di 180 compagni e compagne zapatiste in giro per la nostra macroarea, e questa cosa, per chi l'ha, l'ha vissuta, per chi l'ha vista, per chi ha sentito la narrazione con diretta, ancora più diretta di questi libri, come dire, ha anticipato molte parti che erano inedite dei libri stessi. In battuta ce lo si diceva anche a margine, no, della presentazione, cavolo, se arrivavano due mesi dopo magari queste cose le raccontavo anch'io, dicevo, vedi che sono vere, no, ormai le hanno raccontate loro, però tanti e tante che sicuramente sono qua non hanno avuto il piacere, insomma, di condividerle, quindi penso che sia utile riprendere questo percorso storico, insomma, assieme. La prima domanda è perché il libro, sembra una cosa scontata, ma perché il libro lascia spazio anche a un'interpretazione che secondo me l'autore deve saper dare, e perché il Chiapas inizialmente, ma perché non fermarsi al Chiapas? Grazie Nando e grazie a tutte e a tutti qui presenti. Il libro nasce, e mi permetto di dire i libri nascono, da un sentimento che comunque cambia un pochino rispetto all'approccio che poteva dare Gianfranco prima, cambia per un semplice dato anagrafico. Sia io che Lorenzo eravamo dei meno che bambini quando il primo gennaio del 94 le ZLN faceva, irrompeva nel mondo dei media, dando effettivamente volto a un processo clandestino che già durava da diversi anni. E ciò che effettivamente ci ha spinto, oltre ovviamente a un primo innamoramento di ciò che è stato negli anni 90 questa rivoluzione, è stato poi nel scoprirla e conoscerla meglio, vedere tutti i tratti caratteristici di un'esperienza che effettivamente andava completamente a rompere con tutti gli schemi, potremmo dire, ante 89, quindi nelle esperienze del blocco socialista, o comunque di una visione sempre comunque statocentrica, una visione anticapitalista ma statocentrica. Questa effettivamente era un'esperienza che andava a rompere completamente questi paradigmi, ma effettivamente ci siamo accorti come, e lo diceva bene Gianfranco prima, nel momento in cui, e questa deve essere penso un'autocritica che tutti noi possiamo farci, nel momento in cui l'esplosione di questo movimento irrompeva con il volto coperto dal passamantagna, con i fucili, con l'occupazione delle principali città del Chiapas, ovviamente l'attenzione mondiale è stata completa, e anche sottolineo meno male, visto che poi comunque l'attenzione internazionale è stata fondamentale per come poi si sono evolute le cose. Ma nel momento in cui effettivamente ormai siamo arrivati a 28 anni da quel primo di gennaio, ci accorgiamo come nel momento in cui non c'è più un'attenzione, non c'è più un grande evento o la grande azione coraggiosa, come potremmo dirla, l'attenzione inizia a calare, ma le basi fondative di quella che è la più grande rivoluzione degli anni 90 si è continuamente sviluppata e soprattutto ha continuato ad evolversi. E quindi il tutto nasce prima di tutto da una volontà di andare a capire come questi processi si sono evoluti, e almeno questo dal mio punto di vista parte anche da un senso di
visione del mondo che vuole comunque essere ottimista e quindi valutare quella che è tutto il quello che è successo dalla trasformazione capitalista neoliberale come comunque una deviazione da un essere umano che comunque non è individualista, che ha nella cooperazione e nel mutuo aiuto dal basso un fondamento, e andare effettivamente a riscoprire ciò che effettivamente si è perso per strada, potremmo dire, e quindi andare osservando effettivamente sul campo l'esperienza zapatista, ma come poi anch'io ho avuto il piacere di fare, di sommare a questa esperienza altre dinamiche sempre delle popolazioni indigene latinoamericane, andare a poter osservare e trasmettere quelli che sono dei valori che in questo caso andiamo a osservare in una popolazione indigena, ma che dovrebbero essere e sono alla base di tutta quella che dovrebbe essere la vita comunitaria per ogni essere umano, direi. Se vuoi aggiungere qualcosa, Lorenzo. Buonasera a tutte e a tutti. No, Andrea stava già restituendo, diciamo, le motivazioni che abbiamo condiviso nell'avvicinarci al tema. Direi, se ci fosse qualcosa da aggiungere nello specifico rispetto al tema dell'istruzione, quello che mi ha mosso come interesse a darci un focus è quella che Raul Zibecchi ha definito in diverse occasioni la trascendenza del movimento, ovvero la capacità del movimento di trascendere se stesso attraverso le generazioni, modificare anche i paradigmi da cui parte, attraverso un'autoriflessione, e in questo senso, da questo punto di vista, a mio avviso, dal punto di vista in prospettiva storiografica, ci sono, direi, nessuno uguale tra i movimenti di resistenza in questo senso, e questo mi aveva dato, oltre alle motivazioni che Andrea ha già, diciamo, espresso più attinenti al tema della passione, mi aveva mosso a concentrarmi su quel tema nello specifico. Io, prima di farvi delle domande che, come dire, entrano nel vivo, no, dei due scritti, volevo farvi una domanda sul presente, perché credo che sia essenziale, come dire, anche l'arrivo dei due libri, no, in concomitanza, come si diceva prima, di un'ennesima, come dire, novità dal mondo zapatista, una cosa che dopo il silenzio di un po' di anni, come dire, non ci si aspettava. È un qualcosa che secondo me tocca benissimo i temi affrontati in entrambi i libri, in particolar modo in quello di Andrea, ma sicuramente anche dentro l'analisi storica che fa Lorenzo nel primo capitolo, coglie subito, come dire, la necessità, come dire, di non rinchiudersi in una regione unica, ma di esplorare. Cioè, anche in questo caso, no, la metafora del caracol torna sempre. Anche le relazioni sono un cerchio che non va mai a chiudersi su se stesso, ma cerca sempre spazi di confronto, e spazi anche che possano aprire delle contraddizioni dentro le relazioni, come quelle che possono essere, come dire, le relazioni tra attivisti, attiviste, organizzazioni che arrivano da due parti differenti del mondo. Cioè, noi viviamo in un'economia particolare, l'economia capitalista, siamo dentro quella che Marcos definì la idra, no? Ecco, loro hanno scelto un altro processo, che è anche, come dire, una scelta che non è solamente zapatista, ma è una scelta anche storica, no? Quella dell'utilizzo, come dire, di un modello comunitario che viene ampiamente descritto nel libro. Ecco, è stato forse uno degli argomenti più dibattuti al nostro interno, ma anche con i compagni e le compagne con i quali abbiamo avuto il piacere di condividere i giorni assieme. Ecco, non è una domanda, è più una richiesta, come dire. Il libro nasce anche per spiegare questo modello. Qual è stato, secondo te, il confronto? Perché parlare del presente ci è utile anche inquadrare, no, il senso del libro stesso. Qual è stato il confronto che ha portato sul quale prendere spunto, sul quale continuare a costruire progettualità e narrazioni anche dal libro, ma anche dalle esperienze che come associazione stiamo facendo? Beh, da questo punto di vista partirei da una questione che
tra l'altro mi ha fatto anche molto piacere che dicevo poc'anzi, e cioè nella scelta dell'organizzazione zapatista comunque di allargare ancora di più i propri orizzonti e tessere reti, e adesso poi torniamo anche magari sul bisogno di base di questa cosa. Una delle questioni che spesso sono uscite nei vari dibattiti è come la loro esperienza nasce da una sollevazione armata, ma di come questa non per forza sia la via, cioè non è che se non è una chiamata alle armi in cui proletari di tutto il mondo unitevi e sconfiggiamo il potere, è appunto portare un esatto. È diciamo una grande consapevolezza di quella che è la diversità e andare effettivamente a sottolineare come il levantamento armato è servito per rompere una situazione, e ovviamente non serve andare adesso a contestualizzare nel preciso la situazione di grande discriminazione e sofferenza che vivevano quelle popolazioni, ma che poi tutte le conquiste arrivate dopo siano arrivate con l'organizzazione e quindi con lo sviluppo e con le pratiche. E da questo punto di vista mi sono ritrovato molto con appunto quella che era l'idea di questo libro, e quindi di far comprendere che la costruzione di un mondo diverso, un mondo migliore, non ha né un inizio né una fine effettivamente, ma è l'impegno quotidiano di tutte le persone che effettivamente credono in una maniera diversa di organizzarsi. Questo nel concreto ha portato, grazie anche al confronto diretto con la delegazione zapatista, un confronto molto pratico nella realtà sulle modalità di organizzarsi, e quindi poter effettivamente andare ad evidenziare in vari ambiti tutte varie situazioni in cui la costruzione di autonomia può effettivamente portarci sempre un passo più in là nella costruzione di questo mondo diverso che per definizione non può che definirsi anticapitalista, e quindi a partire dalla vita comunitaria, a partire da quella che è l'organizzazione, ovviamente io per deviazione professionale mi butto più su quello, sulla creazione di cooperative e quindi sul lavoro collettivo, sul avere il possesso di terra o comunque di beni condiviso, sulla volontà di ricercare un sostentamento che non sia individuale ma che sia collettivo, perché solo con un sostentamento collettivo tutta la comunità può effettivamente avanzare e permettere di andare a finanziare anche altre attività fondamentali che però ovviamente non possono avere un ritorno diretto. Ricordo anche, per agganciarmi anche a quello che è il libro di Lorenzo, diverse discussioni su quello che è appunto anche il ruolo dell'educazione autonoma e su come effettivamente questo, volente o nolente, deve basarsi in un sistema più ampio in cui ci sia una modalità organizzativa che permetta di sostenere chi effettivamente è in prima linea, e nel caso zapatista i promotori e le promotrici di educazione, ad esempio, che ovviamente in un contesto rurale vengono ad avere un'attività spesso lontana dalla propria comunità, lontana dal proprio campo, e quindi senza avere la possibilità di autosostentarsi. Ecco, in questo caso il sostentamento collettivo permette uno sviluppo a 360 gradi di quella che è la vita comunitaria e di quello che è l'avanzamento collettivo di tutta la comunità. Quindi, tornando indietro alla domanda iniziale sulla volontà anche di quest'ultimo anno dell'organizzazione zapatista di, partendo dall'Europa, tessere reti in tutti e cinque i continenti, io penso che proprio da questo parta, e cioè dal fatto che l'evidenza di come il mondo capitalista neoliberale abbia preso un'accelerazione, penso sia evidente a tutti, ormai anche i più scettici, no? Iniziano a essere veramente in minoranza in temi come possono essere il cambiamento climatico. Non dimentichiamoci che fino a pochissimi anni fa c'erano persone, anche giornalisti, politici, persone anche riconsiderate autorevoli, che andavano a negare questa situazione. Ecco, in questo l'unica via, o la via che in questo momento ci appare davanti come
la migliore è quella di confrontarci, è quello di mettere a confronto le varie esperienze di lotta e sapere che in varie scale, che può essere dalla più piccola alla più alta, il lavoro per combattere questa situazione è quotidiano ed è nei nostri territori, non è per forza in cima a una montagna con un fucile. Porre una questione a Lorenzo. Io ho trovato molto interessante i riferimenti che fai a un aspetto che sembra marginale, ma invece denota l'attenzione e la sensibilità del processo politico di formazione e educazione che hai studiato, e riguarda la transizione dalla cultura orale alla cultura scritta, no? Che se la guardiamo con i nostri occhi sembra una questione di 100-150 anni fa, quando l'analfabetismo era molto presente anche dalle nostre parti, forse meno, ma insomma comunque tanto tempo fa, e che qui è stata affrontata con la violenza dell'alfabetizzazione e dell'omologazione alla cultura scritta e del pensiero dominante che la esprimeva, no? Mentre, da come la racconti, da documenti, questa transizione viene invece accompagnata da una cura per evitare la perdita di ciò che la cultura orale comunque trattiene come un tesoro di miti, storie, esperienze, anche pratiche, linguaggi, no? Che insomma, mi interessava. Assolutamente. Diciamo che tutto questo, quello che stavi accennando, attiene un po' anche alle motivazioni della scelta che l'organizzazione Zapatista ha fatto nel dedicare risorse economiche e di impegno materiale nella costruzione di un sistema educativo che muove di fatto dal riconoscere all'interno dei processi pedagogici educativi, soprattutto quelli formali, delle relazioni di dominazione tra un dominante e un dominato, in cui vi è una buona dose di imposizione, quella che verrebbe definita violenza simbolica, nell'imporre dei contenuti e dei paradigmi per i quali appunto si va a definire quali sono le finalità dell'educazione e quali sono i contenuti, per esempio, che poi devono andare a essere espressi all'interno di questa educazione. Nel caso del messicano parliamo appunto di un sistema educativo che è fortemente indirizzato nel creare una identità di messicanità che di fatto si basa su paradigmi neoliberali, e quindi nel riconoscere queste basi gli zapatisti riconoscono appunto nel sistema educativo autonomo lo strumento per, diciamo, resistere a quella che è l'interiorizzazione culturale del modello, oltre alla, poi diciamo, quella che poi potrebbe essere definita in termini un po' antistorici, una sovrastruttura che va al di là poi di quella che è la riappropriazione materiale dei mezzi di produzione. E questa cosa, a mio avviso, è qualcosa che è molto attiene anche molto alla contemporaneità. Niente si può estrapolare come modello, ma quello che accade anche oggi nel nostro paese, per esempio, quello che vediamo nelle piazze rispetto agli studenti, rispecchia esattamente questa stessa cosa, ovvero riconoscere alcuni paradigmi, riconoscere che non è neutro il processo pedagogico e l'istruzione, che vi è una buona dose di arbitrarietà, e che quindi è possibile contestare qualche paradigma, in questo caso nel nostro qualche paradigma, nello specifico rispetto all'alternanza scuola-lavoro, che fa dello studente di fatto un'unità lavorativa e che è una scelta arbitraria. Allo stesso tempo gli zapatisti utilizzano questo strumento per combattere una battaglia con l'istituzione, con lo Stato messicano, nelle categorie centrali che sono di storia e memoria e sono contese, e in questo senso fa quello che giustamente Gianfranco anticipava, come dire, riaffronta il proprio retaggio storico, e lo riaffronta anche dal punto di vista linguistico, nella misura in cui
le scuole zapatiste ovviamente si esprimono anche in forma scritta, non è neutro il mezzo della lingua rispetto ai contenuti, vi è un problema che è, come dire, ineludibile, poiché non tutte le comunità zapatiste, per esempio, parlano la stessa lingua. Di conseguenza vi è la necessità di usare lo spagnolo, la lingua colonizzatrice, anche per interfacciarsi, ma la prospettiva è sempre quella di utilizzarla per quanto possibile come seconda lingua e soprattutto nel riapprocciarsi alla scrittura delle proprie lingue, cercare di recuperare per esempio una varietà terminologica che si era appiattita sulle traduzioni fatte tendenzialmente nella maggior parte dei casi da monaci o religiosi che vivevano nelle comunità. Non so se... Beh, sei stato, penso, esaustivo nella risposta a Gianfranco, che ha, come dire, anticipato una parte della mia domanda, quindi spero di... Hai fatto benissimo, anche per questo è il bello della diretta. Cioè, è vera per certificare a tutti, non ci siamo preparati fino in fondo, ma abbiamo preparato, come dire, il senso che vogliamo dare alla doppia presentazione. Beh, io ti chiederei una cosa un attimo più di cronologia storica, tra virgolette, cioè una parte narrativa, che è la prima parte che prende e inquadra il tuo libro, che serve proprio ad inquadrare dopo uno dei processi più importanti dell'autonomia zapatista, quando gli zapatisti con il levantamento, come dire, scelsero di riappropriarsi e di ricostruire una rivoluzione, come si definiva prima, come la definiva Ben Andrea, senza fine, una rivoluzione che non ha la conquista del potere come unico, come dire, obiettivo, ma è quello dell'autogoverno e della continua alimentazione di un processo e di un pensiero comunitario, ecco, hanno scelto di investire su delle categorie che sono anche quelle fondanti, no, dello Stato-Nazione classico, sanità, istruzione e lavoro. Tu ne tocchi una di queste tre in particolare, che è quella della scuola, ma che secondo me va inquadrata dentro un'origine storica messicana, lo hai anticipato ovviamente anche adesso, ma secondo me è utile la comprensione, perché spesso sembra, come dire, un qualcosa che anche, no, con le lenti occidentali sembra quasi scontato, perché tutti abbiamo avuto una scolarizzazione ormai anche obbligatoria fino a un certo anno di età, insomma, ma là non funzionava così, le comunità giustamente parlavano lingue differenti, anche, no, la scelta dello spagnolo, ecco, era la parte che mi aveva anticipato, perché è secondo me significativa, cioè leggere il fatto che viene utilizzata la lingua colonizzatrice comunque per cercare sinergia tra territori che hanno sviluppato, come dire, una coscienza e un agire collettivo, è stata una scelta secondo me, ma secondo anche le varie vicissitudini che si sono date, non semplice, ecco. Credo che vada però inquadrata storicamente questa cosa. Sì, come anticipavo prima, è comunque un nodo, nella misura in cui c'è la consapevolezza dell'utilizzare questo mezzo, ma vi è anche, diciamo, la ragion d'essere e la necessità appunto di utilizzarla, appunto perché tra tutte le... il termine etnia è complicato da usare, ma possiamo definirla così, tra tutte le etnie che compongono l'organizzazione zapatista, le lingue sono differenti e potenzialmente incomprensibili. Diciamo che nell'affrontare questo tema è importante, infatti nel libro ho cercato anche di riportarlo, visitando alcune scuole statali, la dimensione comparativa, che illumina anche le ragioni del perché di così tanta energia e che priorità conferire a questo aspetto. Nella misura in cui la dimensione comparativa è costituita da un sistema educativo nazionale che dal punto di vista teorico prevederebbe programmi suddivisi che favoriscano appunto lo studio e l'approfondimento del proprio retaggio culturale. Ricordiamo che gli indigeni in Messico sono molti, sono distribuiti non solo in Chiapas, ma nella realtà dei fatti si riproduce in un approccio che è concentrato pressoché in un giorno, il 12 ottobre, chiamato ancora oggi il Dia della Rassa, e già questo in un certo senso ci restituisce in che termini venga affrontata la storia precolombiana, e soprattutto vi è anche poi, e nel libro ho cercato di restituirlo attraverso le parole di alcuni presidi, che ha ascoltato anche Andrea, vi è proprio il paradigma della scuola
come strumento per liberarsi dallo stigma della condizione indigena. Molte comunità indigene, molte famiglie, molti genitori, ovviamente non facenti parte dell'organizzazione zapatista, ma mandano i figli a scuola in città con l'obiettivo di riuscire a garantire per loro un'integrazione nella società messicana attraverso la liberazione dai vestiti tradizionali, da quello stigma poi della pelle e del non saper parlare perfettamente lo spagnolo, con la speranza che poi questo possa produrre appunto quell'identità messicana di cui parlavo prima, in grado di farli integrare poi in quello che poi è un sistema economico neoliberale come quello del capitalismo messicano. Di fatto questo non avviene quasi mai, anzi se non mai, e la concretezza è che poi quei ragazzi diventano giovani adulti subalterni e marginali nelle città, nella peggiore delle ipotesi. Nella migliore delle ipotesi si tramutano in una sorta di mediatore culturale che però di fatto, sempre a seconda del paradigma con la quale appunto si viene veicolata l'educazione, diventa una specie di modello di quello che si può diventare rinunciando al proprio retaggio e integrandosi completamente in quello che è un modello altro. E in questo senso quindi le comunità zapatiste mettono sempre al centro la categoria della comunità. La categoria della comunità è fondante perché garantisce che il cammino educativo e il cammino dell'organizzazione e della resistenza vadano di pari passo, non vi siano mai delle stonature tra quello che a scuola si apprende, si insegna, e quello che poi è l'educazione familiare che fa parte del contesto tradizionale indigeno. E in questo senso la scuola si modella sui ritmi della comunità, sulle attività al quale anche i ragazzi partecipano, e in questo senso, come dire, anche a fronte di una lingua colonizzatrice utilizzata magari per veicolare il contenuto pedagogico, c'è tutto un contesto che restituisce e fa sì che ci sia sempre coerenza tra le varie assi dell'autonomia. È un tema molto interessante, un tema centrale nello sviluppo delle forme alternative e antagoniste, no? Sia di resistenza che di affermazione di autonomia rispetto ai modelli dominanti, sia quelli economici, appunto, sia quelli culturali e per certi versi anche antropologici, diciamo, proprio, che vanno ancora più in profondità nel senso del tuo viaggio ancestrale, diciamo, no? Dell'esperienza che si organizza autonomamente. Ed è ricca di implicazioni e anche di promesse, se fosse coltivata, no? Per quello prima ti ho posto la questione della transizione dalla cultura orale a quella scritta, no? Perché nell'uscita dall'analfabetismo si conquista qualcosa, ma si perde anche qualcosa, no? E mima in età adulta o comunque in età non della prima infanzia il percorso che noi facciamo nella prima infanzia, no? Alfabetizzandoci, imparando a leggere e a scrivere, che come è noto è un atto di violenza molto forte, no? Che subiamo, ma che siamo stati preparati e veniamo per fortuna incoraggiati a svolgere, incrociando con la dimensione ludica, insomma, si è sviluppato un sistema educativo che rende meno traumatico questo passaggio, no? Farlo più avanti nel tempo, soggettivamente e come cultura comunitaria, significa subire un trauma in cui perdi molto più, a volte rischi di perdere moltissimo anche rispetto a quello che acquisti. Anche al di là della lingua che assimili, no? Potresti anche alfabetizzarti nella tua lingua materna, diciamo, no? Nella tua lingua nativa, insomma, e il percorso rischierebbe di essere il medesimo, no? Certo, meno spossessante che imparando, che diventando di lingua spagnola o inglese o magari italiana per qualcuno qualche decennio fa
più radicato in un tessuto locale in cui prevaleva il dialetto, la lingua comunque nativa. Ed è una questione fortissima nelle esperienze rivoluzionarie queste, che hanno sempre vissuto a un certo punto sentendo tutta la ricchezza, l'intensità, a volte anche l'ambiguità, la contraddittorietà dell'esperienza umana, che scagliavano contro il potere, no? Che organizzavano politicamente, militarmente, eccetera. Ma rinviando il momento della vittoria e quindi della possibilità di organizzare quell'autonomia anche in forma statuale, tendevano a autoconfinare la propria ricchezza, a limitarla, a dimezzarla, a ridurla dentro le urgenze e le costrizioni, non so, della lotta clandestina o della lotta in questo caso nella selva, eccetera. Mentre qua c'è un approccio globale, no? che non rinuncia a niente, no? Che assume anche il conflitto dentro la comunità come una ricchezza. È il metodo zapatista questo, no? Che fa lezione, anche senza dirlo a volte, di quello che ha visto succedere in altri movimenti rivoluzionari, no? In cui i 10, 100, 1000 fuochi di guerriglia sono anche fuochi di guerriglia, naturalmente, quando questo dovesse essere necessario, come abbiamo visto proprio nell'esperienza zapatista, ma sono prima 10, 100, 1000 fuochi, cioè focolari, dimensioni comunitarie, in cui attorno a quel fuoco, diciamo, al centro della comunità, si organizza l'insieme della vita. E questo è il grandissimo contributo che dopo quello del levantamento, cioè ribellarsi è possibile, no? E possiamo anche difendere lo spazio che abbiamo liberato, magari non tutto, magari non San Cristobal, ma tutto il resto riusciamo, no? E oltre a questo, no, detto nel momento in cui il trionfo del neoliberismo stava imprimendo, come purtroppo sarebbe poi avvenuto, il proprio marchio, no, infame su tutto il percorso di globalizzazione, no, oltre a questo, che ribellarsi era possibile anche in quel momento in cui sembrava che trionfasse, no, con i suoi NAFTA, con i suoi accordi che generalizzavano quel tipo di dominio, no, c'è anche l'esperienza di una durata in cui tu non perdi niente, in cui, come racconti, il conflitto tra uomini e donne, ma tra giovani e adulti, no? Tra persone che sono più legate e non vogliono lasciarla alla propria cultura orale e la proposta di formalizzare una cultura scritta, cioè, e come convivono forme economiche alternative dentro un sistema senza ridursi a fare la parte folcloristica, no? Cioè esprimendo un'alternativa che parla di un'alternativa strategica, cioè non è la nicchia, anche se lo sembra a volte, la nicchia in cui vendo i prodotti dell'artigianato locale, no? O faccio il chilometro zero, no? È un'altra cosa, no? L'organizzazione di catene totalmente alternative, ma costruite su rapporti che sono di per sé antagonisti e alternativi, no? Questa è la cosa che andrebbe raccontata molto, e per cui sono veramente preziosi questi due vostri libri. Beh, una buona parte delle ultime tue frasi penso che Andrea nel suo libro le tratti, no? Tratta proprio il livello comunitario, no? Come una dimensione nella quale di per sé si attua una pratica autonoma, anticapitalista, proprio perché non è la ricerca dell'accumulazione di valore, ad esempio, una cosa che sembra quasi una bestemmia, no? Dirla fuori dalla fantascienza, provare a dirla, no? Nelle nostre città in cui abitiamo, in cui, come dire, la nostra vita è messa a valore neanche quotidianamente, ora dopo ora, con le tecnologie che avanzano, anche quando dormiamo, ecco. Quindi credo che questa ricerca sia utile, infatti già il titolo del libro ne parla proprio, come dire, di un tentativo, no? Di riemersione, di
emancipazione da quello che era il processo neoliberale storicamente, ma che è riuscito nella concretezza, e questo probabilmente non solo c'è da dire nel Chiapas, anche se in forme differenti, Andrea lo parla, ne parla bene anche nel libro in altre parti dell'America Latina, e è riuscito a darsi, è riuscito comunque, sta riuscendo in qualche modo, no, a riprendersi anche il concetto del tempo e della storia, non solo della storia quanto del tempo. Se pensiamo come abbiamo letto erroneamente, secondo me, con le lenti, no, della velocità con la quale il capitale ci porta, come dire, a leggere la quotidianità, l'erroneità con la quale abbiamo letto esattamente quello che era il silenzio dello zapatismo, quando in realtà non era assolutamente un silenzio, era un continuo cammino, era una continuazione di quel processo a chiocciola che hanno messo in atto, e che hanno messo in atto ad esempio anche, visto che hai citato San Cristobal de las Casas, no? In una periferia di San Cristobal de las Casas, che se non sbaglio voi avete visto anche coi vostri occhi, perché eravate proprio in quel periodo là a Jacinto Canek, no? Ecco, io credo che questo sia anche un esempio specifico, no? Perché è un esempio nel quale un territorio autonomo vicino a un terreno, a un territorio industrializzato, forse era la prima esperienza, ecco. Voi l'avete vista coi vostri occhi ed è una cosa della quale si parla poco. Volevo domandarti, no? Da un punto di vista, no, del lavoro proprio comunitario, che differenziazione c'è tra i vari Caracol, e che differenziazione c'è con l'esempio specifico, magari, no, di questo processo che è nato da meno di due anni? Più di due anni, scusate, oramai passa il tempo per tutti, è vero che il tempo è da riprendersi, ma... Allora, io parto con la risposta, ma poi passerò la parola a Lorenzo, soprattutto nell'ultimo esempio che facevi. E la grande innovazione che poi ha portato dal 94 in poi l'organizzazione zapatista, e quindi l'aver fatto apertamente la loro entrata nella scena, tra virgolette, è stata quella di poter mettere in relazione effettiva tutti quelli che erano i territori autonomi, i territori recuperati. È questo che effettivamente poi porta l'organizzazione a fare quel passo in più. Adesso, senza andare ad addentrarsi in categorie eccessivamente magari tecniche, il tutto effettivamente si basa su quello che è in realtà la percezione che storicamente fa parte della cultura indigena, ma che a mio modo di vedere, ma non solo, effettivamente va ad abbracciare tutta quella che è la vita comunitaria antecedente alle forme di dominio, diciamo, alle grandi civiltà, quindi. E cioè un sentimento di sostentamento collettivo che risulta innato in queste popolazioni, e che va a porre il sostentamento collettivo come obiettivo non per scelta, ma per realtà. Mi spiego meglio, in queste situazioni qua non c'è effettivamente una valorizzazione materiale di quello che è il lavoro, nel senso noi siamo sempre stati incanalati nella classica funzione del lavoro, che capitale e lavoro andavano poi a fare la produzione economica. In questo senso, prima di tutto, il lavoro non viene riconosciuto materialmente, ma viene visto solo come funzione strumentale a raggiungere un livello di autosussistenza, e quindi viene semplicemente visto in maniera propositiva nella ricerca di questa sussistenza. Il capitale stesso non è un capitale privato, per il semplice fatto che la proprietà privata che si sviluppa nel mondo occidentale lì non ha mai avuto questo sviluppo. Ci sono situazioni ovviamente in cui la famiglia ha il proprio campo oltre al campo collettivo, ma non è una proprietà privata nel senso di commercializzazione e di valore. Nel momento in cui quella famiglia non farà più parte di quella comunità, la terra viene riassegnata, non c'è una funzione commerciale. E tutta questa unione di fattori, di cui non mi vado ad entrare troppo per non poi scadere nei tecnicismi, porta effettivamente a quella che è la produzione comunitaria, quindi è quello che è
il raggiungere l'obiettivo di sussistenza comunitario, e tutto ciò che può venire oltre non è ovviamente in logica di accumulazione di ricchezza, ma è in logica di aumento delle possibilità di vita di queste comunità. Ecco che con lo sviluppo post 94 dei vari municipi e con la nascita dei Caracol nel 2003 viene a formarsi un tessuto di dei famosi, che tentiamo di spiegare, i tre livelli di governo, è quello quindi della comunità, del municipio e della zona del Caracol, un tessuto economico che possa portare in diversi livelli a effettivamente una strutturazione e a un sostentamento collettivo attraverso l'uso delle cooperative e dei campi collettivi. In questo lo sviluppo storicamente dei Caracol è stato ovviamente in parte diseguale, ma per semplice morfologia sappiamo che sono territori che abbracciano dalla selva Lacandona, che è una situazione con un clima un po' più caldo, più foresta, fino ai picchi dello Saltos de Chiapas, che comunque hanno un clima più freddo, un po' più duro. E quindi questa rete porta effettivamente poi a poter sviluppare passo dopo passo, e anche molto spesso nel silenzio, come dicevi tu, questo avanzamento collettivo, fino ad arrivare, guarda caso, nel momento in cui io e Lorenzo eravamo nei territori autonomi, a quello che è stato chiamato col comunicato, hanno rotto l'accerchiamento, l'hanno definito così, in una situazione in cui i centri direzionali amministrativi, quindi Caracol, sono passati da 5 a 12, e in cui uno di questi Caracol è stato fondato nel tessuto cittadino per la prima volta dal tentativo del 94 di occupare San Cristóbal de las Casas. Questo esempio va ancora di più a dimostrarci, o almeno per come lo possiamo aver inteso, oltre alle considerazioni che vorrei che adesso facesse Lori su questo caso specifico, sul grandissimo fraintendimento che negli ultimi 30 anni c'è stato sullo zapatismo, e cioè il classico ragionamento sul, detta proprio volgarmente, vabbè, ma loro sono contadini, lavorano la terra, effettivamente possiamo osservare come questa esperienza, ma cosa ci può dare a noi? Aver messo un Caracol in città ti dimostra come molte e molti integranti dell'organizzazione fanno parte del tessuto cittadino, e che quindi anche nel territorio urbano la costruzione di comunità e l'autosostentamento collettivo non è assolutamente un'utopia, ma anzi è un orizzonte da raggiungere. E in questo il percorso del Caracol Jacinto Canek, che era il Sidesi, questo posto dove è stato fondato questo Caracol, molto interessante da questo punto di vista, perché fino a che non è diventato un punto di riferimento della comunità zapatista, aveva comunque una funzione appunto di portare questi determinati valori. E in questo passo la palla a Lorenzo. Grazie. Sì, giustamente come diceva Andrea, quell'espansione che hanno annunciato nel 2019 restituisce anche qui il dato comparativo, nella misura in cui gli zapatisti non conquistano territori armi in mano, una riorganizzazione, un ampliamento dei territori restituisce di fatto che diverse comunità indigene del Chiapas hanno scelto il modello e l'organizzazione zapatista come più affine e che più tutelasse le proprie prerogative rispetto a quanto potesse già fare l'istituzione pubblica con i suoi programmi. Per quanto invece raccontava Andrea, il luogo appunto nel quale oggi sorge il Caracol numero 12, se non sbaglio, Jacinto Canek, che per inciso prende il nome da un indigeno che nel XVIII secolo guidò una delle più importanti rivolte, non in Chiapas ma nello stato dello Yucatan, e che ovviamente fu soppressa nel sangue e lui fu smembrato. Chiuso questo inciso, il luogo era sempre stato un centro di formazione rivolto alle comunità indigene, nella misura in cui le comunità indigene
mandavano in questo centro, mandano a tutt'oggi in questo centro i propri ragazzi per formarsi sia da un punto di vista, come dire, concreto, e quindi in funzione delle esigenze espresse dalla comunità arrivavano in questo centro di formazione e avevano a disposizione la possibilità di seguire tra una ventina di quelli che vengono chiamati talleres e quindi diciamo laboratori, che fossero di meccanica, di delle costruzioni o dal punto di vista appunto delle conoscenze in campo elettrico, adesso mi sfugge il termine, scusate. In ogni caso, storico, perdonate. In ogni caso il centro nasceva, secondo i paradigmi dell'educazione comunitaria, come uno strumento al servizio delle comunità che consentisse ai giovani delle comunità di formarsi non solo dal punto di vista pragmatico in qualche mestiere, potremmo dire, ma di avere anche a disposizione tutta una serie di seminari che sviluppassero anche la dimensione interpretativa. Tutto questo ovviamente sostenuto in modo gratuito, quindi senza una retta, e sostenuto con l'impegno stesso delle comunità al mantenere i propri giovani e nel contribuire alla manutenzione di tutte le strutture. Questo centro, peraltro, negli anni è stato anche il luogo dove le ZLN ha organizzato i congressi pubblici, le conferenze, i seminari, con le quali si interfacciava anche con intellettuali esterni all'organizzazione, e da un giorno all'altro, diciamo, ci si è disvelato dall'annuncio dell'organizzazione, dal comunicato rompiamo il cerchio, si è disvelato essere divenuto un nuovo caracol. In questo senso, quindi, non ci sono dati su che cosa adesso stia avvenendo in questo caracol e che cosa ne fosse delle strutture che facevano parte di questo luogo, ma ci è dato pensare, ecco, che tutta questo luogo, che è stato molto importante anche per noi nel raccogliere molte informazioni, perché di là, diciamo, passano tutte quelle istanze che poi girano attorno allo zapatismo, e chi vuole avvicinarsi può, ecco, può farlo attraverso questo luogo. Quello che ci è dato pensare è che questo pregresso centro di studi adesso in qualche modo si è entrata a far parte di quello che è il sistema educativo autonomo zapatista, che garantisce scuole primarie e scuole secondarie e ha, come dire, adesso a disposizione questo centro, che nasce più o meno con la formazione delle ZLN, quindi attorno al 1983-1984, e ha svolto un ruolo importantissimo. Ecco, questo luogo da un giorno all'altro, anche proprio plasticamente da quello che si poteva vedere, è divenuto un caracol, e quindi dal libero accesso alla possibilità di girarci liberamente, interfacciarci con gli alunni o con chi appunto portava avanti i laboratori, che poi sono ex alunni, è divenuto all'improvviso un caracol, e quindi poi le palizzate, i passamontagna. Noi poi dal 2019 non siamo più tornati, però insomma sarebbe importante anche capire in che termini tutto quello che esisteva in pregresso alla nascita di questo caracol si è integrato poi in quello che Andrea accennava prima. Beh, se Gianfranco è ispirato, lascio volentieri la palla, ma in realtà ho fatto questa domanda perché sembrava molto specifica, ma perché offre degli spunti, no? Nel 94, Gianfranco giustamente diceva, si è vista una rivoluzione possibile, cioè si è visto quello che poteva, che è stato definito l'altro mondo possibile, no? Una possibilità di costruzione anche dentro dei modelli che ormai sembrano dati, no? Quello dell'avanzamento dell'economia neoliberista in quel caso, e ovviamente nella risposta che sono riusciti a dare gli zapatisti con questo caracol, dentro anche un processo di industrializzazione o comunque di turisticizzazione, no, del territorio stesso. Ecco, il libro di Andrea, ad esempio, offre degli spunti in questo senso, si pone il problema del lavoro comunitario a contatto con la contraddizione di vivere
vicini o dentro, no, la, quella che è la idra capitalista, no? Fa una panoramica nella quale paragona il lavoro comunitario, ovviamente più legato alle comunità indigene, ma offre anche degli spunti di quello che potremmo riuscire a fare noi, no? Di quello che anche nei nostri spazi sociali, dentro le nostre attività come associazione Iabasta e non solo, come tante associazioni, spazi, possano offrire anche una direzione che è quella comunque di un lavoro che come dire, metta alla pari il singolo dentro un processo che guarda la collettivizzazione del bene e non a un arricchimento individuale. Lo fa a partire ovviamente da un ragionamento sulle varie comunità, analizza secondo me anche bene un altro dato contraddittorio, che è quello della comunque esistenza anche dentro livelli comunitari del modello di famiglia tradizionale, quindi dell'ispirazione a un modello che guarda comunque al capofamiglia dentro la ricerca di un consenso democratico dentro il livello comunitario, ma nello stesso momento analizza anche bene come dentro il modello zapatista e non solo, questa cosa è andata a scemare fin dall'inizio, cioè anzi forse prima dagli antecedenti con la nascita delle ZLN stesso. Ecco, io ti chiedo una cosa anche per arrivare ai giorni nostri, no? Gli zapatisti sono sempre stati per noi non un punto di riferimento, un qualcosa da copiare, ma sono sempre stati un'ispirazione dal 94, ma lo sono stati sicuramente ciclicamente, no? Ogni lustro arrivavano con una novità che ispirava anche il nostro agire politico, tanti e tante di noi, anche attivisti insomma un attimo più maturi, ecco, dei tre presenti sul palco sono andati nel 2000, nel 2001, hanno visto negli anni, no, il crescere dell'autonomia. Cosa ci lascia, no? Il vostro viaggio cosa vi ha lasciato, ma anche cosa ci lascia, no? Il ritorno in Chiapas dei compagni e le compagne del zapatista dopo la gira por la vida. Come premessa, so di poter parlare a nome di entrambi, e cioè che questo lavoro, che alla fine ha occupato più di 2 anni delle nostre vite, non è assolutamente partito, anzi sia mai, dalla volontà di andare a studiare un caso di studio. Questa è stata proprio sicuramente una delle questioni di cui più tra l'altro anche fra di noi in quegli stessi giorni abbiamo dibattuto. No, la volontà non è come categoria astratta di studioso, di andare a osservare una situazione con tutto il portato culturale eurocentrico che ovviamente spesso, volenti e nolenti, portiamo avanti. La volontà è quella appunto di andare a sottolineare determinati aspetti con la consapevolezza che, non potendo trasportare pari pari un modello, sappiamo che ci sono determinate tematiche, determinate dinamiche che possiamo sicuramente non far nostre asetticamente, ma andare a vedere come effettivamente si incastrano col nostro modo di vivere. Certo, una delle questioni fondamentali in questo è sicuramente, come veniva citato più volte, la questione del tempo, e cioè qualsiasi possibile ragionamento senza estranearci da una concezione del tutto e subito è ovviamente completamente inutile. Quindi in primis sicuramente il concetto che io penso che nelle nuove generazioni si stia cristallizzando molto bene, e cioè del ragionamento a lungo termine, sia nei ragionamenti che riguardano la protezione dei territori e la protezione dell'ambiente, ma anche in quello che è l'autoformazione politica comunitaria e quello che effettivamente ci può portare a un modello di vita differente. In questo quindi, ovviamente, ponendo una lente anche da attivista, viene molto naturale andare a pensare a come questo possa avere delle ripercussioni positive non solo nei luoghi o con le popolazioni che vengono prese in considerazione. In questo io mi sono permesso di fare alcuni ragionamenti, sapendo di che la soluzione, nessuno ha la soluzione in tasca e sicuramente non c'è una via sicura da seguire, ma determinati concetti come la funzione assembleare delle decisioni e quindi le decisioni collettive da prendere
con una discussione costante e con un costante interrogandosi, come dicevano, il camminare domandando, nella gestione di qualsiasi aspetto che possa essere dalla nostra vita, ma detta proprio semplicemente dall'assemblea di condominio fino al consiglio di quartiere, fino a quello che può anche passare a livelli successivi. Ecco, il confronto diretto, il metodo assembleare, penso che sia un esercizio a lungo termine, ma che possa effettivamente abituarci ad avere più chiaramente chiaro l'obiettivo di quello che è il bene comune, effettivamente, e non il bene di parte. Questo da un certo punto di vista. Dall'altro punto di vista, che ovviamente io cerco di analizzare un po' più in profondità, sia dal punto di vista delle popolazioni indigene che da quello effettivamente che noi possiamo provare a mettere in atto, è lo sviluppo di economia collettiva, e quindi di economia comunitaria e di economia cooperativa. Questo perché solo attraverso l'economia cooperativa possiamo andare a rompere quel meccanismo in cui la gratificazione rimane individuale, perché se anche nella vita di tutti i giorni continuiamo a cercare di portare avanti un modello nei nostri collettivi, nei nostri spazi, nei nostri quartieri di bene collettivo, la volontà deve essere quella di cercare di percorrere questa strada a 360 gradi e quindi soprattutto nell'attività economica, che detta così sembra una questione molto astratta, ma che è in realtà il fondamento della nostra sussistenza e quindi il consumo delle risorse di cui abbiamo bisogno per vivere. Se non partiamo da lì con una concezione collettiva del sostentamento, io penso che sia molto difficile andare a intaccare quella che è la macchina capitalista, e quella del quindi portare al beneficio individuale e in continua contrapposizione e competitività con le persone che ci stanno a fianco. E, aggiungendomi a quello che diceva Andrea, io sono pienamente concorde, nella misura in cui si tratta, sono convinto che sia una questione di prospettiva. Le prospettive le hanno sempre avute giuste gli zapatisti. Prima si accennava appunto al discorso del tempo, è imprescindibile, e anche qui in questo senso loro lo hanno sempre, quello che diceva Andrea, lo hanno anche teorizzato apertamente. Il peggior nemico da questo punto di vista è quello che loro individuano nella categoria del presente neoliberale, il presente perpetuo, nella quale siamo imprigionati da quello che loro definiscono il fin della storia, che collocano al 1989, alla caduta del muro di Berlino, nel momento in cui poi la capacità interpretativa di tutti i movimenti, quantomeno quelli parlamentari, si è arrestata nel provare a delineare nuovi percorsi. E quindi in questo senso la grandezza dell'esperienza zapatista non è nella possibilità di esportare modelli, ma è nella possibilità di avere un riferimento costante e continuo che da 27 anni ci ricorda che sì, è possibile un altro mondo, è possibile un altro modo in cui condurre le proprie attività economiche, è possibile un altro mondo con il quale dispiegare il processo educativo. E in questo senso appunto quello che ci si può portare a casa da queste esperienze, appunto come insegnano gli zapatisti stessi, è che il paradigma del modello applicabile va abbandonato, però si parte dalle istanze che si ha all'interno delle proprie comunità, e come ricordava prima Gianfranco, anche attraverso il conflitto all'interno delle comunità si cresce e si trova una quadra. Gli zapatisti lo fanno sul tema appunto accennato, il tema delle donne, dalla Ley Revolucionaria de las Mujeres, che è una rivoluzione all'interno della rivoluzione zapatista, che non è completa, ma che segue, e la fanno i giovani, la fanno con il cambio di paradigma rispetto anche alle conoscenze di cui sentono di necessitare. E di conseguenza, in questo senso, sì, quello che ci si può portare a casa è riprendersi la capacità di ragionare in prospettiva a lungo termine
e se posso permettermi da appassionato di storia, nel non mollare mezzo punto nella battaglia per la memoria. Io ci tengo, lo dico, perché è una cosa che gli zapatisti fanno e si trovano in una situazione in cui potremmo trovarci anche noi, nella misura in cui i personaggi che fanno parte della propria resistenza, che fondano le proprie istanze, sono gli stessi che vengono celebrati dallo Stato nazionale. Emiliano Zapata c'è sulle statue un po' in giro in tutto il Messico. Ed è quello che noi viviamo, per esempio, con la Resistenza, che vivremo in questa settimana con la Giornata del Ricordo. Queste sono le istanze che si possono osservare e ci si può portare a casa. Come diceva Andrea, non esportabili pari pari, ma tirando fuori quel contenuto che c'è in nuce e che poi costruisce i tanti mondi possibili che vogliamo vedere. Ecco. Ho una domanda per Gianfranco, prima anche di aprire, anche se ci fossero delle domande, perché era una sperimentazione, no? Anche presentare i due libri assieme, perché era difficile, come dire, passare da non è un argomento all'altro, però intendiamoci, da un tipo di analisi ad un'altra, ecco, per essere più corretti. La domanda è molto semplice, in realtà. Hai voglia di tornare in Messico, se riuscissimo ad andarci tutte e tutti assieme come associazione Yavasta, per ricostruire una serie di percorsi? Perché siamo veramente anche, come dire, emozionati, no? Dopo la gira por la vida, e abbiamo una carica mille anche nella costruzione delle prossime tappe negli altri continenti, quindi noi vorremmo riuscire a condividere questo percorso negli altri continenti con i compagni e le compagne del Chiapas, ma sicuramente vorremmo anche tornare là, perché è là che si stanno dando anche nuovi fenomeni di violenza proprio in questi giorni, è là che si riesce anche a respirare quel clima che di cui i due libri, insomma, analizzano nella sua interezza, ma è là che si traggono anche delle ispirazioni e si può capire come costruire dei progetti futuri collettivi. La risposta è sì o no? The course. No, the course. Anche per vedere, adesso non so se si fa ancora come facemmo noi un paio di volte, depistando di continuo, no, prenotando per in un paese invece di andare in un'altra parte, esatto, seminando false piste per poi prendere quelle giuste, evitando, non so se ci sono ancora le guardias blancas in giro. No, è importantissimo che si apra la discussione su queste cose qua, che circolino l'informazione, che quindi molti vadano, come è stata molto importante la loro visita in Europa, assolutamente. Io mi ricordo la prima visita che fecero, li invitammo a Venezia, no, nel 97 se non sbaglio, venne la prima delegazione, credo fosse sia stata la prima città almeno in Europa a essere visitata dalla delegazione zapatista, in 2 o 3 giorni di grande meeting che organizzammo tra Venezia, Mestre, Rivolta, e fu una cosa di grande impatto anche per loro, per quelli che vennero, che erano emozionatissimi, alcuni era la prima volta che uscivano proprio da, non dal Messico, ma dalla selva lacandona, ma l'incontro è sempre fondamentale, no? Arricchisce, colpisce, mette in movimento cose che il rapporto a distanza non sempre riesce a far agire. Quindi penso che anche il viaggio che hanno fatto in Europa, sia pure nelle condizioni sfigate in cui siamo stati in quest'anno tutti, comunque lascerà il segno, e la loro abitudine a seminare e a sapere che ci vuole un tempo poi per raccogliere, la dobbiamo far nostra, per non misurare con la breve durata l'effetto di questo incontro, no? Del nostro quando andiamo lì e del loro quando vengono qui. Vorrei aggiungere solo una cosa, tra l'altro questo movimento, diciamo così, che si confronta con grandi questioni a partire dalle specificità locali autonomamente elaborate, ha un importante sviluppo proprio nel campo della lotta per la giustizia climatica. No, un anno fa circa si è tenuto un primo grande congresso di comunità, soprattutto africane e asiatiche, si è tenuto a Marsiglia, che intendono
come dire, dire la loro anche sul modo in cui anche i movimenti ecologisti, no, anche quelli meglio intenzionati, esprimono nei confronti della lotta per la giustizia climatica, mettendo sotto accusa e sottoponendo a critica anche il punto di vista non solo ovviamente del mainstream, del neoliberismo, eccetera, ma anche i limiti di un certo pensiero ecologista occidentale nel misurarsi da un lato col tema della giustizia climatica, ma dall'altro anche con le economie locali, no? E penso che questa storia che abbiamo raccontato stasera si incroci con questa, mostrando ancora una volta che non stiamo parlando di esperienze residuali, no? Stiamo parlando di qualcosa che lavora guardando al futuro, che organizza un modo diverso di entrare nel futuro, e lo organizza su tutti i piani, da quello economico a quello appunto pedagogico, a quello delle relazioni interne, e sa organizzare localmente la propria resistenza a una deriva globale, no, che rende il mondo più piccolo, più pericoloso, nel momento in cui avrebbe le risorse e anche le idee per diventare più grande per tutti e più, come dire, accogliente per tutti, no? È un movimento molto più diffuso di quanto non si pensi normalmente, anche perché ci sono tanti vizi, ci sono quelli del potere, ma anche i vizi di un modo, di una certa sinistra, di un certo progressismo, no? Da qualche parte nell'introduzione al libro di Lorenzo cito la battuta di un leader della sinistra di quegli anni, che quando vide Marcos, di cui non sapeva una mazza, disse: non abbiamo bisogno di Zorro, no, per capire l'immaginario politico di certi che hanno spostato totalmente le proprie fonti di ispirazione altrove rispetto alle lotte che costruiscono alternativa, insomma, no? Come se non ci fosse. Ed era esattamente quello, lo dicevi tu prima, anche tu, la rottura che gli zapatisti portarono a metà degli anni 90 nel cuore, nel momento di massimo trionfo del pensiero unico, della fine della storia, no? È stata soprattutto questa. Non hanno certamente preso il potere in quel momento, ma hanno rotto la narrazione unica del potere, no? Che aveva inglobato anche le narrazioni alternative, riconducendole al proprio pensiero unico. E loro dissero: no, non è così, no? E chi ha saputo guardarlo si è messo nella sintonia di un'altra onda della storia, che non si era infranta in quei giorni lì di gennaio del 94, ma cominciava invece a procedere, ed è arrivata fino a oggi, organizzandosi in forme alternative ma durature e consistenti, attorno alle quali si può immaginare anche di sviluppare un pensiero che da tutti questi pensieri ed esperienze locali tesse una tela diversa e globale, no? Questa è l'altra globalizzazione. Beh, se ci sono delle domande, sono ben accetti i nostri due autori attivisti di rispondere. Allora, faccio una premessa: io sono un profano per quanto riguarda la storia, la geopolitica, anche la geografia fisica. Per quanto riguarda il movimento zapatista, non solo ho sentito parlare, e vi ringrazio anche perché ne sono uscito un attimo più consapevole. Per quanto riguarda, è la mia più che una domanda, è una curiosità che si discosta anche un attimo dal tema della serata. Io volevo chiedere se magari durante il vostro percorso, durante la vostra esperienza, durante i vostri studi, c'è stato un approfondimento o avete rilevato, come dire, un fenomeno che è pregnante della società messicana, che è quello dei narcostati, delle narcomafie. Insomma, se questo fenomeno intacca un movimento, se c'è un rapporto, se c'è un conflitto, tutto qua. Grazie. Facciamo due frasi a testa. Allora, abbiamo l'occasione per criticare l'attuale presidente del Messico, finalmente.
Allora, il Chiapas per sua posizione geografica e per il suo crocevia è stato spesso interessato dai movimenti migratori, di cui purtroppo leggiamo anche la repressione in questo periodo, ma a parte diciamo essere stato usato come scalo, per molti anni è effettivamente stato abbastanza fuori da un potere dei narco e della criminalità organizzata pregnante, come invece può essere nel nord del Messico e al confine con gli Stati Uniti. Quello però che stiamo osservando negli ultimi anni è duplice, diciamo. Allora, da un punto di vista interno delle comunità c'è un approccio comunque alle sostanze stupefacenti di chiusura, che ovviamente questo va analizzato contestualmente al fatto che per esempio è vietata la coltivazione di marijuana, ma nel momento in cui si è perfettamente coscienti che il procedimento che possa portare questi contadini o contadine a produrre questo bene li porta in collegamento con determinate organizzazioni criminali e sapendo che non è una via, è semplicemente riprodurre un determinato sfruttamento in un altro campo. Oltre a ciò, che questo è un atteggiamento che c'è più o meno stato fin dall'inizio, oltre a ciò abbiamo anche osservato un aumento della criminalità organizzata in Chiapas per moltissimi fattori. Uno fra tutti è l'interesse economico che sta arrivando in questo stato grazie a molti megaprogetti, grandi opere spinte dallo Stato federale messicano, uno fra tutti il Tren Maya, che è un treno principalmente a trazione turistica che dovrebbe portare da Cancun nello Yucatan fino a Palenque in Chiapas, e quindi tutta una serie di percorsi che si innescano sulla produzione, quindi di interessi economici, e quindi la lottizzazione dei vari pezzi di questi megaprogetti, quindi l'installazione di lavoratori, quindi tratta ad esempio di migranti per lavorare, ma anche tratta di donne per la prostituzione, quindi interesse delle narcomafie e quindi anche sviluppo del potere di bande armate ricollegabili al narco. Quindi in tutto questo processo effettivamente stiamo vedendo negli ultimi anni un grave peggioramento della situazione, appunto dovuto a questi diversi interessi che si sono sviluppati in questo piccolo stato del sud-est messicano. Diciamo che a livello mainstream quello che avviene in questo momento, ma di cui noi stessi, solo essendoci stati 3 anni fa, abbiamo visto una differenza, cioè che l'aumento della violenza in centri come San Cristóbal de las Casas è aumentato molto. In questo momento c'è la presenza di vere e proprie bande armate, quindi con anche i rischi per la popolazione di essere messi in mezzo a situazioni di regolamenti di conti o comunque di guerriglia urbana che si possono andare a creare. Nella invece situazione più rurale c'è un doppio piano che si va anche a sommare con quelle che sono le determinate milizie o determinati gruppi paramilitari che si rifanno a gruppi principalmente sostenuti dallo Stato, con Stato, in questo caso intendo proprio lo Stato del Chiapas oltre che lo Stato federale, per portare interessi economici altri rispetto a quelli che sono quelli portati avanti dagli zapatisti. E in questo c'è una situazione mista, perché abbiamo gruppi paramilitari che stanno aumentando a dismisura la violenza con interessi puramente dopati dallo Stato, e quindi con la sicurezza che gli verranno assegnate terre, avranno programmi di sviluppo e quindi denaro contante, ma anche l'armamento anche di gruppi che hanno altri interessi su quelle determinate zone. Quindi è tutto molto in evoluzione ed è molto importante vedere come si evolverà la situazione, perché siamo veramente in un momento trasformativo e di un problema che sta venendo fuori, che effettivamente fino a qualche anno fa era molto più sotteso, diciamo.
Adesso mi odierete per la domanda. Allora, vabbè, innanzitutto volevo ringraziare Gianfranco perché, per la presenza, perché comunque ha una storia che ci riguarda, insomma, con il Chiapas di lunga data, ed è bello ogni tanto ricordarla. E invece volevo ringraziare Lorenzo e Nando e Andrea per la serata, per tutto, per la gira, per tutto quello che è stato, e vi chiederei appunto come militanti, perché poi alla fine, insomma, quest'anno di accompagnamento alla gira è stato intenso, e quali sono le prospettive future dell'associazione Ya Basta rispetto alla questione del Chiapas, nel senso che credo che il lavoro che è così, la passione e tutto quello che già abbiamo messo in questo anno, insomma, complesso per far arrivare qua gli zapatisti, abbia, sia giusto anche, insomma, raccontare cosa abbiamo in mente di fare nel prossimo futuro. E, per cui so che mi odierete, però vi chiedo di rispondere a questa domanda. Dobbiamo fare assemblea. Niente, rispetto a questo, a quanto chiedeva Monica, sì, la gira zapatista ci ha dato un lascito abbastanza impegnativo, sotto tanti punti di vista, nella misura in cui ha riacceso sia ambiti interpretativi sia ambiti di azione. In questo senso l'associazione Ya Basta appunto si è adoperata per, come dire, articolare e gestire logisticamente quella che è stata l'arrivo dei quattro gruppi Escucha y Palabra, nelle quali erano divise appunto la delegazione zapatista a nord-est, e rispetto a questo ha segnato la volontà, come dire, di riaprire anche un corso di segnare un nuovo cambio nei rapporti che qui a nord-est, che l'associazione ha con la realtà delle comunità, con la realtà delle comunità zapatiste, e in questo senso appunto si è messo in campo tutta l'organizzazione e le risorse che sono state possibili per appunto fare di questo passaggio a nord-est un cambio significativo di percorso, e in prospettiva quindi c'è sicuramente la volontà sia di, come anticipava prima Nando, di tornare in Chiapas, perché attraverso lo scambio, come diceva Gianfranco, diretto si costruiscono relazioni politiche che difficilmente in altro modo si possono realizzare, e in una seconda prospettiva, raccogliendo quello che è stato poi un po' la sfida lanciata dal subcomandante Moises al termine dell'agire in Europa, chiedersi in che termini si può essere partecipi e protagonisti dei nuovi capitoli della gira, che appunto ricordiamo non è terminata. Questo era il capitolo Europa, gli zapatisti hanno detto che appunto continueranno con i prossimi continenti, e che è una cosa, che la gira è un patrimonio collettivo di chi vi ha preso parte, non è una prerogativa zapatista. E quindi adesso, come associazione Ya Basta di Vesè, stiamo ragionando in che termini e come poter partecipare, essere protagonisti, mettere al servizio relazioni politiche, contatti che esistono già pregressi in altri contesti, in altre geografie dove si sviluppano resistenze al moderno neoliberale, e come appunto poter essere presenti anche nei futuri capitoli. Non so se Andrea magari aggiunge qualcosa che ho dimenticato. No, dimenticato no, ma per ricondurmi a quello che diceva Nando, e cioè che oltre a dire un sacco di cose che noi abbiamo studiato in un sacco di tempo e loro le hanno messe giù in poco tempo, e quello che secondo me, e che va anche un po' nella direzione di quella che è stata la nostra volontà,
Questo ci può portare a avere una visione veramente a 360 gradi della cosa, cioè lo stimolo a sviluppare nei nostri territori comunque quella che è la nostra maniera di resistere, ma anche in maniera appunto proattiva e di costruire un mondo migliore, e come diceva Lorenzo, la possibilità di andare a cercare un'unità nelle diversità, e cioè quello che non si sta chiedendo appunto una globalizzazione sul modello così sbandierato negli ultimi 30 anni, ma è, permettetemi il termine, appunto una globalizzazione delle lotte e delle resistenze, e quindi capire sempre di più con lo scambio proattivo ciò che possiamo costruire ognuno con le proprie modalità, ognuno nei propri territori, per continuare questo percorso. Io penso che in questa logica si siano inseriti i lavori che abbiamo costruito, in questa logica ci siamo messi a servizio e a disposizione nella costruzione logistica e nell'aiuto politico in quella che è stata la gira zapatista nei nostri territori, e questo ci porta quindi tutti quegli stimoli che diceva Lorenzo nella continuità di un rapporto politico che sia con gli zapatisti direttamente in Chiapas, ma che appunto sia volto anche all'esterno, e in questo l'associazione Yabaste di Bessé ormai può vantare molti anni di attività e di approccio internazionalista alle lotte, e sempre più secondo me possiamo dirci convinti che effettivamente il classico slogan pensare globale e agire locale sia effettivamente uno dei punti su cui ci siano più spunti su cui lavorare e su cui effettivamente possiamo rimboccarci le maniche. Beh, Andrea mi ha aiutato nella conclusione, quindi non aggiungo altro. E vi ricordo solo due cose: se siete interessati ai libri o a conoscere meglio alcune progettualità specifiche dell'associazione Yabaste, la trovate il banchetto, sia con i libri sia con tutto il resto. Ovviamente la scelta anche di, come dire, di continuare questo percorso della Gira per la Vida, ma non solo, di essere come sempre presenti anche in altri territori, perché appunto l'associazione crede nell'internazionalismo, non è che si occupa, come dire, solo di alcune particolarità del mondo, anzi ricerca dentro il territorio globale che cosa significa percorrere, organizzare e costruire comunità nel senso della lotta anticapitalista. Quindi l'ha trovata al banchetto delle maglie e degli articoli per dei progetti che stiamo aprendo in Palestina, e trovate dei libri che finanziano tutti i progetti, le progettualità che abbiamo aperto in questi ultimi 6-7 anni nei territori curdi, e insomma là trovate tutte le informazioni. La seconda cosa, che voglio finire anch'io provando a fare una frase ad effetto, come dice Andrea, ma gli è venuta meglio a lui, oltre il camminare domandando, è giusto, visto che abbiamo preso e abbiamo citato molte volte in questa presentazione la questione del tempo, prendiamoci anche del tempo adesso, se ne abbiamo voglia, per berci una cosa insieme, per fare delle domande ai nostri due attivisti ed autori, ma prendiamoci anche il tempo di mangiare. Ho trovato una pizza particolare preparata dai compagni e le compagne del Centro Sociale Pedro, che ringraziamo calorosamente, con un impasto che è stato fatto e con il caffè Zapatista, il caffè Rebelde, che è il caffè che trovate qua al banchetto, che finanzia appunto le attività dell'associazione stessa. Ecco, se non vi piace la caffeina, prendete la pizza con l'impasto normale, che comunque sarà buonissima, perché è una delle migliori pizze di Padova. Vi ringrazio.